Torna a far tappa ad Avellino il camper della salute ASL per i vaccini. Causa pioggia, le somministrazioni in mattinata sono state spostate all'interno della Chiesa del Rosario. Anche oggi, come settimana scorsa, buona risposta della cittadinanza. È un'ottima iniziativa perché in questo modo si riescono a prendere gli incerti e gli indecisi, che comunque si sa una fetta di popolazione aveva paura, ma l'importante è vaccinarci tutti. Io a chi è indeciso direi che è un gesto di grande egoismo, perché qui si tratta di fare qualcosa per un bene più grande. Spesse volte l'ASL non ha richiamato le persone che non si sono presentate per motivi di salute alla prima chiamata, quindi è un'ottima idea questa del camper e del vaccino day. Conviene prenotarsi qui anche se c'è da aspettare, però comunque è una sicurezza in più. Che il vaccino bisogna farlo perché è un impegno sociale per tutti, quindi i refrattari è meglio che lo facessero. C'è tanta ignoranza in giro, io penso che se dobbiamo avere fiducia di qualcosa, quella è la scienza. È un'iniziativa, sempre meglio averle che non averle. Un'occasione in più. Questo è per il nostro bene, la sicurezza. Tu eri un po' dubbioso, mamma ti ha dovuto convincere? Ma guarda, no, però era solo svegliarmi alle 8 il problema. Va bene, ne potrei fare anche 6. Eppure anche in Irpinia sono ancora troppi gli indecisi, si prosegue a ritmi bassi con l'immunizzazione, ieri 3.114 dosi e domani l'ASL prova a riscattare il flop dell'Open Day Johnson & Johnson di giovedì scorso con un'altra giornata di adesioni libere al Palazzetto dello Sport in cui verrà somministrato Pfizer.